E siamo qui anche con il presidente dell'ente parco, Giuseppe Bombino, presidente del parco proprio che è stato promotore di questa iniziativa insieme alla cooperativa tutela dell'Aspromonte. Presidente, l'è impegnato, abbiamo visto all'Expo con il Bergamotto, adesso si continua sui territori dell'ente parco con la rivalutazione e riqualificazione tipo Galliciano. Che succederà oggi? L'inaugurazione di questo sentiero? Oggi succede che inauguriamo un intervento che rientra in un'opera più ampia che il parco sta compiendo in questo momento. E l'operazione che noi stiamo compiendo è quella di restituire alla fruibilità la rete sentieristica. I sentieri, come è noto, sono la infrastruttura principale attraverso cui è possibile penetrare la nostra montagna, entrare nei suoi distretti più remoti, più segreti, ma anche più affascinanti. Dopo tanti anni di immobilismo, avendo riconosciuto in questa infrastruttura essenziale la vera opportunità per il nostro territorio, abbiamo inteso operare in questa direzione. Questo è uno dei sentieri più caratteristici, più significativi. Sappiamo che la cooperativa a cui è stato conferito l'incarico del restauro, del ripristino straordinario di questo asse sentieristico ha compiuto un lavoro egregio. Il direttore dei lavori si è assicurato che ogni operazione fosse condotta secondo i crismi che l'ente parco aveva prestabilito e quindi ci apprestiamo a camminare, a mettere i nostri passi su un sentiero che per noi non è soltanto percorrenza, non è solo sforzo fisico. Per noi un sentiero è anche un passaggio, un percorso interiore, mentale, significa cucire il territorio, riportarlo all'attenzione, significa poterlo attraversare. Ecco, questa è l'opera che ci ha ispirati con un investimento estremamente importante, perché noi abbiamo, grazie ad un finanziamento del PSR, abbiamo mobilitato sul territorio risorse per oltre 1 milione di euro. Dando lavoro a decine di giovani, a diverse cooperative che hanno curato i diversi lotti di questi 130 chilometri di rete sentieristica, quindi mi sembra che sia un passaggio fondamentale per dare fiducia anche a chi vive e vuole vivere il territorio, consegnando anche un frammento di fiducia ai giovani, incoraggiandoli a rimanere e a non andare via. Giusto su questo, noi siamo qua da questa mattina, abbiamo fatto un giro, abbiamo sentito qualcuno, qualche residente che giusto ci domandava ma che sta succedendo, e gli ho spiegato che oggi sarebbe stato inaugurato questo sentiero, e proprio mi parlava di questa difficoltà che manca, quindi questo collegamento tra i vari paesi, e che ha portato comunque Galliciano allo spopolamento. Sì, noi non abbiamo la pretesa di risolvere i problemi del Mezzogiorno, della Calabria. Sappiamo che vi è una fenomenologia e dinamiche, diciamo, che non sono facilmente affrontabili in questa sede. Tuttavia a noi tocca dare un segnale, e il segnale noi lo abbiamo dato interpretando i fattori essenziali di questo territorio. Come si diceva prima, per noi che siamo amministratori di un'area protetta, i sentieri sono l'infrastruttura fondamentale da cui occorre immaginare ogni politica di sviluppo del nostro territorio, e per noi i sentieri sono diventati un pretesto, come si diceva prima, per dare un segnale di fiducia ai giovani. Abbiamo utilizzato una legge, che è la legge della montagna, che in Calabria è stata per così dire marginalizzata, è stata quasi snobbata e non è mai stata presa in considerazione. Questa legge ci ha consentito di dare fiducia e incarichi alle cooperative montane, quindi che operano nell'ambiente montano, che è l'ambiente svantaggiato, è l'ambiente dove è più difficile creare processi di economia locale. E abbiamo, grazie a questa operazione, coinvolto
circa 14 cooperative che nei diversi distretti d'Aspromonte hanno potuto operare. Ora, questo riteniamo sia il punto di una traiettoria che ci può far dire ai giovani d'Aspromonte: attenzione, perché con la conservazione della natura, con la tutela dell'ambiente e del paesaggio si possono creare opportunità di lavoro. Noi attraverso questo modello abbiamo dimostrato che è possibile creare economia verde intorno alla cura del territorio. Adesso attendiamo che dal territorio i giovani si armino di idee, di progettualità e cerchino l'istituzione per mettere in campo questi progetti. Adesso occorre che ci sia una vera e propria azione imprenditoriale da parte dei giovani, che immaginino come valorizzare le opportunità che provengono dalla montagna, che guardino alla montagna con fiducia, con quella fiducia che in passato è mancata, tant'è che la montagna è stata sempre percepita come il luogo dei problemi e mai come il luogo delle opportunità, il luogo da cui fuggire e mai il luogo del ritorno o della permanenza. E quindi noi istituzione ci siamo, attendiamo che ogni cosa si compia, ma perché si compia ognuno deve fare qualcosa. Voglio adottare adesso e prendere in prestito un termine che è molto evocativo, che è stato coniato dal professor Vito Teti, come voi sapete, grande esperto di antropologia dei nostri luoghi. Lui parla di restanza, quasi per mettere insieme i due termini, la resistenza, la permanenza, la costanza, ma in questo termine restanza c'è anche l'audacia, c'è anche il convincimento, c'è anche l'amore per la nostra terra, che sono tutti quegli elementi che bisogna infondere nella mente e nello spirito del giovane perché esso non abbia il pensiero primo di andarsene, ma che si ponga anche in una prospettiva di restanza, appunto, per consegnare qualcosa di sé a questo territorio. Restanza, che vuol dire anche motivazione. Assolutamente, motivazione. È il compito dell'istituzione, quello di creare la motivazione. Noi mostriamo l'interesse, mostriamo la motivazione, diamo uno start-up ad un'opera nella speranza che quest'opera venga percepita e venga poi declinata da chi sul territorio veramente opera. Un'ultima cosa, il sindaco ci parlava dei torrenti, dei prossimi progetti che riguarderanno i torrenti. Sì, abbiamo pensato ad uno strumento molto innovativo che si chiama contratto di fiume e abbiamo fatto anche lì una operazione di cucitura tra intelligenze e territori. Sei comuni delle vallate del Tuccio e della Mendolea hanno accettato di far parte di questo patto, di questa alleanza, di questa pianificazione negoziata, e noi intravediamo attraverso la realizzazione del contratto di fiume la possibilità di mettere in campo progetti che guardino allo sviluppo complessivo dell'area. Noi oggi siamo in possesso di 6 delibere comunali, significa che 6 amministrazioni comunali hanno espresso un atto volitivo attraverso il quale si riconoscono nella identità del contratto di fiume e quindi sono disposti a fare una pianificazione concertata.